adesso il centro, non vuol dire in mezzo ai suoi gambi, ok? Perciò cercate di formare un triangolo più o meno equilatero e la distanza giusta. Dopodiché il piede sinistro si avvicina dietro al destro, non con la punta rivolta verso l'avanti, ma la punta del piede all'esterno, ok? Da qui dovete avanzare senza appoggiare il piede e tornare per andare a colpire sul tallone, ok? Perciò portate il suo peso sui talloni, dopodiché andate avanti con la gamba destra e andate a spazzare il codice. Destro, sinistro, peso sui talloni, ricordate di non appoggiare il piede, ma questa gamba va avanti e torna indietro, avanti e torna indietro, il codice verde. Destro, sinistro, peso sui talloni. Peso sui talloni è importantissimo, soprattutto quando lo spiegate a persone che non sanno cadere bene e non tengono una buona posizione. Se gli lasciate il peso bene al centro e andate a fare spazzare, è possibile che se sbagliano l'altezza succeda questo, ok? Perciò in particolare del peso sui talloni, soprattutto per i principianti, è molto importante. Da qui entrate e fate cucinare. Altra cosa importante, bisogna capire che in cucinare questa gamba va e torna per falciare, non si sposta direttamente al piede, perché se va direttamente al piede non ha la forza di falciare, ok? Per falciare, per poter praticare i gari, è la stessa di sottogari. La gamba va avanti, poi torna per falciare. Se la gamba si appoggia subito qui, falciare diventa molto difficile. Coach gari uguale. Prego, tocca a voi.